Buonasera, in prima pagina torniamo oggi ad occuparci delle vicende del porto d'Imperia. I curatori fallimentari hanno infatti avanzato ricorso al TAR per chiedere l'annullamento del provvedimento di decadenza della concessione alla Porto Spa avviato dal Comune e nel contempo si sono uniti al ricorso della Procura Generale di Genova alla Cassazione contro l'annullamento del fallimento della stessa Spa che era stato sentenziato dalla Corte d'Appello. I particolari in un servizio. Come era stato annunciato alla Procura Generale della Repubblica di Genova, i curatori fallimentari della Porto d'Imperia Spa, con l'avallo del giudice imperiese Ottavio Colamartino, hanno formalizzato il ricorso in Cassazione contro la sentenza di annullamento del fallimento della Porto Spa che era stata emessa dalla Corte di Appello di Genova. L'annullamento era scattato a seguito di un vizio di forma riscontrato dai giudici di appello. In particolare il Tribunale non aveva notificato alcuni atti alla società, compromettendo quindi la difesa della stessa. Se anche la Cassazione riscontra la sussistenza del vizio formale, l'annullamento diventerà definitivo e i curatori fallimentari dovranno cedere il posto agli amministratori della società. Diversamente la procedura fallimentare andrà avanti. Sempre i curatori fallimentari hanno anche fatto ricorso al TAR contro la decadenza della concessione disposta dal Comune a carico della Porto Spa e contro il successivo affidamento della stessa alla Goa Imperia. I particolari curiosi di questo ricorso sono due. Intanto il fatto che i curatori che hanno affittato il porto alla Goa Imperia chiedono al TAR di sospendere l'affidamento della concessione alla stessa società comunale e poi che i legali dei curatori, nel ricorso a sostegno della loro tesi, evidenzino fra le altre cose che il fallimento della Spa è stato annullato dall'appello, citando quindi quella stessa sentenza che nell'altro ricorso chiedono alla Cassazione di annullare. Insomma, le vicende del porto imperiese non finiscono mai di stupire. Voltiamo pagina, potrebbe essere quella degli alberghi sociali, la soluzione per l'emergenza casa in Liguria. In base ai bisogni delle tante persone in difficoltà, infatti è necessario rivedere il concetto delle strutture di accoglienza superando quello dei dormitori. Vediamo. Infatti questa idea cabina povertà agli stranieri diciamo che è uno stereotipo che poi non corrisponde alla realtà, purtroppo è un tema trasversale anche di persone che vivevano in situazione di normalità che oggi per la perdita del lavoro, per una serie di complessità familiari si trovano ad essere assimilati a quella vita che prima definivamo di senza fissa dimora. L'emergenza casa in Liguria purtroppo non interessa i soli stranieri, sono infatti sempre di più gli italiani che in questo momento di crisi e di mancanza di lavoro si trovano in difficoltà. Per questo è necessario scavalcare il concetto del vecchio dormitorio per trovare soluzioni alternative, adeguate anche alle nuove necessità di chi si trova senza abitazione. Bisogna quindi rivedere il concetto delle strutture di accoglienza e per questo è nata l'ipotesi degli alberghi sociali sul territorio. Per ora la delibera è allo studio, ma presto sarà presentata in giunta. Intanto si è pronti ad avviare una sperimentazione per superare la tanto contestata social card del governo. C'è la necessità di luoghi di accoglienza, noi faremo a breve una delibera in cui definiremo nuovi parametri per un cosiddetto albergo sociale, quindi strutture che possano in qualche modo accogliere le persone adulte in situazioni di fragilità, comunque considerata con spazi e attività che sono un po' diverse, che vanno incontro a esigenze di oggi che non sono più quelle dell'accoglienza di 2 o 3 giorni di passaggio. Siamo piuttosto critici col governo sulla misura della social card. Nell'ultimo incontro col ministro Poletti gli ho proposto di provare a fare un progetto alternativo come Liguria alla social card, perché io penso che con le stesse risorse si possa fare di più, proprio coinvolgendo le reti anche della grande distribuzione, dei ristoranti e del bar, sostanzialmente puntare sul riuso e evitare lo spreco di cibo e veicolarlo a tutte le persone che purtroppo oggi non possono nemmeno mettere insieme il pranzo con la cena. Il gruppo provinciale di Sello lancia un appello all'assessore regionale all'agricoltura Giovanni Barbagallo per i numerosi castagneti ammalati da cinipide. Si tratta di un parassita che attacca violentemente gli arbusti causando gravi danni. Sentiamo il consigliere provinciale di Sello d'Imperia Roberto Ormea. I nostri castagneti sono a rischio, quali sono le vostre proposte? Ecco, noi come Sello intendiamo portare a conoscenza della collettività soprattutto all'attenzione dell'assessore regionale dell'agricoltura Giovanni Barbagallo,
un problema che colpisce i castagneti della provincia e al quale è possibile porre rimedio. E infatti noto a tutti gli amministratori che la problematica riveste un carattere di urgenza per la salvaguardia del patrimonio boschivo del nostro entroterra. Infatti già troppi castagneti sono stati colpiti da questo parassita, riducendo i nostri castagneti ormai a semplici arbusti scarnificati. Il nostro partito vuole richiamare l'attenzione di tutti i sindaci e promuovere un'azione di contrasto elaborata e diffusa dalla Green Wood Service SRL, la quale, attraverso la semplice introduzione di lanci di un insetto antagonista, il Thorimbus, arriverebbe all'eliminazione della problematica attraverso un procedimento di natura biologica anziché chimica e con un costo molto contenuto. Infatti ogni lancio costa all'incirca 300 euro e va a coprire una zona di 3 ettari. La corresponsabile del progetto, Ambra Quacchia, è disponibile ad incontrare i nostri amministratori per dare tutte le informazioni relative a questo innovativo trattamento. Il carattere di urgenza deriva dal fatto che i lanci vanno effettuati entro la prima decade di maggio per essere efficaci. Sinistra Ecologia e Libertà promuoverà sul territorio un'azione di conoscenza rivolta all'opinione pubblica, con incontri, rassegne stampa e banchetti volti a recuperare fondi e volontari per iniziare concretamente un lavoro di contrasto al parassita. Vorrei aggiungere inoltre che grazie alla nostra compagna Marzia Riccardi, che ha avuto l'idea di questa iniziativa, abbiamo deciso tutti insieme, il direttivo, di fare questa iniziativa popolare. Grazie. Bordighera scommette sullo sport all'aria aperta e sta studiando alcuni ambiziosi progetti per agevolare le attività outdoor nel proprio entroterra e per collegare il lungomare con la pista ciclopedonale ad Ospedaletti. Ce ne ha parlato il sindaco di Bordighera, Giacomo Pallanca. Sentiamo. Signor sindaco, c'è un progetto particolare che state curando a livello comprensoriale su Montenero. Di cosa si tratta? Si tratta della riqualificazione area Montenero per tutto il mondo dell'outdoor, vale a dire dalla parte passeggiata, parte bicicletta, tutti gli sport che si possono fare in outdoor, una scoperta di tutta la flora e fauna del nostro entroterra, un progetto nel quale il Comune di Bordighera con Ospedaletti, Vallebona e Seborga si vedono partner e soprattutto fortemente ci crediamo, perché pensiamo che sia una possibilità importante di rilancio turistico non solo per Bordighera, perché se viene gente a Bordighera o Ospedaletti o Vallebona o Seborga, poi dopo girano e vanno anche dalle altre parti delle vicine. Addirittura un'idea ambiziosa di un collegamento con un nuovo via, sì, perché la problematica di collegamenti con il resto di Bordighera è difficile, poiché non si può proseguire la ciclabile. Allora l'idea è quella di creare una nuova via che parte dalla fine della ciclabile Ospedaletti, porta in quota in Montenero, uno si fa tutto il suo percorso perché scende a Bordighera e prosegue la sua passeggiata, o altrimenti torna indietro come meglio preferisce. So che avete anche parlato di un collegamento possibile via mare con Ospedaletti. Probabilmente via mare, perché se uno avesse voglia in realtà di non andare in quota ma andare direttamente verso Bordighera, una navetta dal mare che parte dalla fine della ciclabile, arriva verso Bordighera, scopre un'area protetta, che è un'area che abbiamo adesso vincolato perché c'è una presenza di coralli importantissima, una piccola escursione di 4-5 miglia al di fuori delle coste, può far vedere anche balene, delfini, tartarughe, perché comunque la nostra area rientra nel santuario di Pelagos, quindi diversificazione dell'offerta, maggiore interesse, si spera maggiori turisti. Di queste e di altre questioni relative a Bordighera parleremo con il sindaco Pallanca mercoledì sera nella nuova puntata di A Tutto Ponente in onda alle ore 21. Alla questura di Imperia sono giunti in forze due nuovi dirigenti. Si tratta di Olga Giulia Pretto, originaria di Vicenza, assegnata dal questura al vertice dell'ufficio immigrazione. Raimondo Martorano, originario di Napoli, assegnato al comando delle volanti servizi. Signor Questore, due nuovi dirigenti che arrivano a seguito di un cambio che è normale, voglio dire fisiologico, negli uffici della Questura, il dottor Macri e la dottoressa Gianciulli trasferiti, altri spostamenti fra qui e Sanremo, comunque si è riorganizzata la struttura, diciamo.
Sì, abbiamo avuto dei cambi fisiologici ovviamente, come giustamente diceva, due colleghi sono andati via per scelte loro personali, ma sono arrivati due validi sostituti, due giovani commissari che vengono appunto dall'istituto di istruzione, hanno da poco terminato il loro corso e sono stati da me assegnati alla direzione di due uffici importanti, direi cruciali per la questura. La dottoressa Pretto andrà a dirigere l'ufficio immigrazione, mentre il dottor Martorano dirigerà l'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, due uffici fondamentali, importanti, vitali per la questura di Imperia, che hanno anche loro uffici, hanno una competenza provinciale. La dottoressa Giulia Olga Pretto è la nuova dirigente del settore immigrazione, dell'ufficio immigrazione, quindi un settore importante. Beh, intanto benvenuta ad Imperia, tra l'altro una località che lei ha scelto come primo incarico, quindi doppi auguri dobbiamo dire. La ringrazio, l'ufficio immigrazione che dirigo, il questore mi ha dato questo incarico molto importante in quanto abbiamo la possibilità come Polizia di Stato di operare il controllo dei soggetti stranieri che sono sul nostro territorio, che chiedono di entrare oppure che già sono sul nostro territorio e di cui noi poi controlliamo i requisiti applicando la legge. Un ufficio importante in generale, in particolare qui in una provincia di confine. Certo, siamo una provincia confinante con la Francia e quindi siamo impegnati, diciamo, su più fronti. Il dottor Raimondo Martorano invece è il nuovo dirigente di quello che noi chiamiamo l'ufficio volanti, il nome giusto sarebbe prevenzione generale e soccorso pubblico, ecco un altro ufficio sicuramente nevralgico, importante, e naturalmente anche lei benvenuto ad Imperia. Grazie per il benvenuto, un ufficio fondamentale, è attraverso questo ufficio che controlliamo il territorio vendendo sicurezza, offrendo sicurezza ai cittadini ed ovviamente mettendo al loro servizio la nostra professionalità e ovviamente la dedizione dei nostri collaboratori. E a proposito di professionalità, lei è un poliziotto con la P maiuscola, nel senso che arriva qui dalla gavetta, se mi posso permettere, perché lei ha svolto incarichi fino al grado di ispettore e poi la decisione di accedere a questo concorso per dirigenti, quindi insomma l'esperienza c'è già sul campo, maturata. Come la mia, quella di tanti altri colleghi, è la conferma che moltissimi, la maggior parte degli appartenenti, se non la totalità, ai ruoli della Polizia di Stato, è evidentemente convinto del proprio servizio e ovviamente di metterlo al servizio della stessa amministrazione della Polizia di Stato, maturando delle professionalità che possono essere soltanto una nota positiva. Quindi questo è l'aspetto assolutamente positivo di questa mia nuova avventura. Questa mattina durante il Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità un documento promosso da Marco Scaiola e Marco Melgrati con il quale si impegna la Giunta regionale a trovare le risorse per cofinanziare la realizzazione del secondo tratto Treppini-Cima della Valletta Grande del comprensorio sciistico di Monesi. Lo fa sapere Marco Scaiola, che sottolinea come Monesi rappresenti una località strategica per il turismo estivo ed invernale nell'entroterra imperiese. Ed è stata presentata sempre in Regione la proposta di legge promossa dal capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi. Si tratta di un documento che vuole regolamentare sotto il profilo urbanistico l'apertura di centri di culto alla luce anche del proliferare di centri religiosi islamici che, secondo Melgrati, destano preoccupazione tra i cittadini. Il capogruppo di Forza Italia ha poi sottolineato come la proposta sia stata firmata da tutti i consiglieri di centrodestra a testimonianza della loro compattezza. Le stazioni ferroviarie di Imperia saranno oggetto giovedì mattina di un sopralluogo dell'assessore regionale trasporti Enrico Vesco. L'iniziativa è stata organizzata per verificare disservizi e malfunzionamenti. In particolare alle 10 l'assessore Vesco insieme al sindaco Carlo Capacci e i rappresentanti delle ferrovie Trenitalia visiterà la struttura di Oneglia. Alle 11 quella di Porto Maurizio. Nella stessa giornata, tra le 10 e le 16, sono previsti altri sopralluoghi anche nelle stazioni di Loano e Pietraligure.
La Regione Liguria può di nuovo svolgere una serie di azioni volte a valorizzare l'eredità storica del presidente Sandro Pertini. Dopo l'importante decisione nel 2005 di acquisire la casa natale di Stella, oggi la Regione Liguria può valorizzare la figura transfrontaliera del presidente Pertini a 25 anni dalla sua morte. A sottolinearlo sono i consiglieri regionali Miceli e Scibilia che parlano di nuovi progetti in collaborazione con la Francia, in particolare con la regione PACA ed il comune di Nizza, territori dove per le sue vicissitudini politiche Pertini fu costretto a soggiornare in esilio. Per questo il PD ha chiesto oggi al presidente Burlando un intervento diretto per preservare la figura storica del compianto presidente. È Germano Medici, coordinatore nazionale del comparto gioco e case da gioco della Fisascat CESL, il nuovo presidente di Uni Europa Game. Veneto, 58 anni, Medici è stato eletto a Sanremo a conclusione dei lavori del congresso del sindacato europeo che si occupa dei lavoratori impegnati nel settore del gioco. Medici ha espresso grande soddisfazione e ha garantito i suoi impegni a sostegno della soluzione delle problematiche della categoria. Il meeting europeo di Sanremo, al quale hanno partecipato 45 tra delegati e rappresentanti, ha permesso di compiere un accurato screening dell'attività del gioco paese per paese ed è apparso necessario, come anticipato dal neo vicepresidente Germano Medici e dal segretario generale della Fisascat CISL Pierangelo Raineri, coordinare l'iniziativa a livello europeo per consentire l'uniformità di azioni a tutela dell'occupazione e per lo sviluppo di progetti per il futuro. Per la cronaca prosegue a Genova l'inchiesta sulle spese pazze in regione. Oggi due ufficiali della Guardia di Finanza hanno perquisito gli uffici della Lega Nord in Consiglio regionale Ligure. All'uscita alle Fiamme Gialle hanno portato via una serie di documenti che ora saranno oggetto di approfondimenti. I carabinieri di Alassio hanno fermato un minorenne torinese in vacanza nella Riviera Ligure per il furto di un cellulare. Il giovane poco prima aveva fatto cadere a terra una ragazza sanremese e dopo essersi impossessato del suo smartphone era fuggito. La sua identificazione è stata possibile grazie alla descrizione della vittima. Il minore è stato ora accompagnato al centro di prima accoglienza di Genova a disposizione del Tribunale dei Minori. I carabinieri di Imperia sono riusciti a recuperare il furgone di un ristorante rubato solo poche ore prima in via Don Minzoni. Prosegue infatti la serie di furti di mezzi nel capoluogo ponentino che negli ultimi giorni ha già fatto registrare numerosi casi. Il furgone è stato ritrovato dai militari in via vicinale Cascine. Facciamo una breve pausa e ci sentiamo subito dopo. Il Savonese si trova al centro di una serie di interventi in tema di viabilità che rivoluzioneranno la mobilità, in particolare l'Aurelia Bis, i cui lavori si concluderanno nella primavera del 2017, andrà ad alleggerire il traffico sull'arteria principale. Servizio. Sono stati presentati nuovi lavori in tema di viabilità a Savona. Gli interventi per la statale Aurelia riguardano la viabilità di accesso all'hub portuale di Savona, l'interconnessione tra i caselli della 10 di Savona e Albisola ed i porti di Savona e Vado e la variante alla statale Aurelia nel tratto tra Savona, il torrente Letimbro e Albisola Superiore. L'opera commissionata dall'ANAS è stata finanziata con 222 milioni e 620 mila euro da fondi CIPE. I lavori sono iniziati nel febbraio del 2012 e si concluderanno nella primavera del 2017. Il tracciato della variante sull'Aurelia storica, appaltato dall'ANAS, ha origine a Savona con un nuovo svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro, poco più a nord del tracciato autostradale e termina ad Albisola Superiore in corrispondenza della strada provinciale per Ellera dopo l'attraversamento del torrente Sansobbia. Lungo il tracciato sono previsti altri svincoli. Il raccordo Miramare al servizio della zona Valloria e quindi del porto e dell'ospedale Savonese e la rotatoria Grana sulla sponda destra del torrente Sansobbia verso la zona industriale di Albisola Marina. Si tratta di una strada extraurbana secondaria ad una corsia per senso di marcia, banchine laterali e larga 10 metri e mezzo. La lunghezza complessiva del tracciato è di circa 5 km, di cui 3 km e 700 metri in galleria e 460 metri su viadotto.
La variante è la tratta centrale di un sistema più ampio che va da Celle Ligure alla zona ovest di Savona, da dove si può proseguire sulla strada di scorrimento Savona Vado o entrare in autostrada al casello di Savona Zinola. Si chiama FreeNet, è un progetto per le imprese rivolto alla cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, allargato alle aree marittime di Liguria, Corsica, Sardegna, Toscana e Regione Paca. Il programma, frutto di una partnership coordinata da FILS, la finanziaria della Regione Liguria, è composta da Unioncamere Liguria e Camere di Commercio italiane e francesi, riguarda i settori della nautica, del turismo, delle nanotecnologie, delle energie rinnovabili e delle biotecnologie. Il progetto è stato illustrato alle imprese nei giorni scorsi alla Camera di Commercio di Imperia e a breve saranno organizzati diversi appuntamenti operativi sul territorio per approfondire le modalità e la possibilità di aggregazione. Ed è iniziata nella sede di Costa Crociera a Genova l'assemblea dei lavoratori dopo gli incontri che si sono tenuti ieri nella sede della Regione Liguria con due tavoli separati, uno con i rappresentanti dell'azienda, l'altro con i sindacati ed una delegazione di lavoratori. Nel corso dell'assemblea i rappresentanti sindacali riferiranno i risultati dell'incontro e chiederanno ai lavoratori se iniziare una trattativa sul trasferimento di 4 dipartimenti per un totale di 161 lavoratori ad Amburgo. L'obiettivo è quello di mantenere tutti i lavoratori in questa sede, magari con mansioni differenti. Il laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio di Savona ha ottenuto due nuove certificazioni ISO 9001-2008 per servizi nell'ambito della sicurezza alimentare, compresa l'analisi sensoriale di prodotti e l'autorizzazione all'esecuzione di controlli in agricoltura biologica dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Questo risultato consente ora di offrire la progettazione e l'erogazione di servizi di formazione e consulenza nell'ambito della sicurezza alimentare, di valutazioni sensoriali di alimenti, di tematiche ambientali e di schermi di certificazione di qualità. Cambio di data per l'atteso concerto al Teatro Cavour di Imperia del maestro Uto Ughi. L'appuntamento inizialmente previsto per sabato 28 marzo è stato infatti rinviato a venerdì 8 maggio alle 21. Il celebre violinista sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Specchi. Il giorno precedente si terrà a ridotto del Teatro Cavour la presentazione del libro di Ughi dal titolo Quel diavolo di un trillo e della sua ultima incisione discografica Il violino romantico. Ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori, poi vedremo insieme il quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico nel tratto della 10 Savona, confine di Stato, da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 23 a domenica 1 marzo, anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico del viadotto Prino, da lunedì 23 a domenica 1 marzo, anche notturno. Nell'ambito dei lavori programmati per l'adeguamento sismico del viadotto Prino via Italia, resterà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Imperia Ovest per i veicoli provenienti da Ventimiglia dalle 4 di lunedì 16 febbraio fino alle 18 di mercoledì 1 aprile, salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, mercoledì 25 febbraio, giornata caratterizzata da tempo soleggiato e stabile, disturbato solamente da locali passaggi nuvolosi e da addensamenti residui nelle zone interne del centro e del levante della regione. Umidità su valori medio-bassi, venti settentrionali fino a burrasca, 50-70 km/h, con raffiche di burrasca forte tra 80 e 90 km/h in mattinata, progressiva e lenta attenuazione nel pomeriggio. Mare in calo da molto mosso a mosso, in serata mare poco mosso a levante. La protezione civile segnala in mattinata venti settentrionali di burrasca, con
traffico di burrasca forte nelle ore notturne nell'interno, disagio per il freddo. Dopodomani, giovedì 26 febbraio, ancora tempo soleggiato con locali velature, in particolare a Levante. Nelle zone interne, locali addensamenti nuvolosi poco consistenti. Umidità su valori medio-bassi, venti settentrionali moderati, anche rafficati. In attenuazione del corso del pomeriggio, il mare sarà poco mosso. Noi chiudiamo qui l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.